quello che abbiamo presentato veramente come gruppo di sindaci, ancora prima che come unione direi come gruppo di sindaci, è un sistema di progetto, cioè un'idea di attuare, di avere un Mugello differente, più competitivo soprattutto sui mercati internazionali sia dei prodotti che del turismo, con un insieme di progetti tra loro connessi. Vorrei fare un esempio banale: il trasporto migliora l'accesso dei turisti, ma facilita anche l'accesso agli aeroporti da parte degli imprenditori, facilita l'arrivo e migliora la vita da parte di chi vorreste stabilirsi nel Mugello. Vogliamo attrarre dei nuovi ingegneri, vogliamo attrarre degli architetti, vogliamo attrarre nuove professionalità. Se poi vogliamo analizzarli uno per uno e cominciare a vederli, c'è un miglioramento della linea Faentina, quella che viene chiamata Faentina, ma anche generalmente dell'anello che ci corregge, che ci connette alla città metropolitana. Finito questo, si scende e si va nello sport, ci si può svagare nel Mugello, quindi un miglioramento delle strutture, ma anche questo in un'ottica anche futura, per esempio quella delle Olimpiadi 2032. Connesso con questo c'è un miglioramento generale delle strutture culturali, perché le strutture culturali rappresentano quello che i latini chiamavano il genius loci, cioè l'essenza del luogo. Quindi un insieme di proposte che rendono più competitivo il nostro territorio, lo rendono più attraente sia per coloro che ci devono rimanere e coloro che eventualmente dovessero arrivare, non solo arrivarci come persone, ma anche arrivarci come imprese che volessero investire dalle nostre parti. Il Mugello continua a mettere la scuola e l'edilizia scolastica al primo posto. Lo abbiamo fatto stavolta con un protocollo d'intesa firmato con la Fondazione Italiana di Bioarchitettura, che mette insieme l'esigenza del nostro territorio di provare a costruire un progetto generale, ampio, a livello di Unione dei Comuni, con interventi previsti all'interno delle nostre scuole. Partendo ovviamente dall'adeguamento sismico, perché dobbiamo ricordare la nostra zona è una zona con rischio sismico 2, quindi è importante l'attività di prevenzione, che vuol dire investimenti soprattutto sugli edifici pubblici e soprattutto sulle scuole. A questo abbiamo legato anche una progettazione che guarda la bioarchitettura, quindi ha un impatto ambientale, un impatto anche ecologico rispetto alla progettazione e anche ai materiali utilizzati. Questo ci permetterà nelle prossime settimane di costruire un pacchetto di interventi che poi ovviamente presenteremo anche nel caso in cui si presentino delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali, europee. Quindi abbiamo messo insieme l'esigenza di investire sul nostro patrimonio scolastico con uno sguardo anche alla qualità della progettazione e del costruire, e in questo la Fondazione Italiana Bioarchitettura, che ringrazio, ci sta dando già un supporto che poi si concretizzerà in un progetto d'area importante, molto importante per il nostro territorio, per i nostri studenti e per la nostra comunità. In questi mesi l'Ufficio Turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello, insieme agli assessori di tutti i comuni, stanno lavorando per farsi trovare pronti nella prossima primavera, estate, logicamente sperando che sia terminata, ossia in fase calante, la pandemia, per offrire ai turisti e ai visitatori delle nuove opportunità più strutturate, come abbiamo anche presentato nella riunione fatta con il neoassessore Marras in un incontro tutti gli ambiti turistici di alcune settimane fa, cioè quello di caratterizzarci per i cammini, per lo sport e per l'outdoor, cioè quello di vivere appieno il nostro territorio, quindi sotto gli aspetti culturali, storici, anche attraverso i cammini delle vie del Dante piuttosto che della via degli Dei, seguendo poi tutti quelli che sono anche la vivibilità del nostro ambiente, quindi anche quello delle nostre aree demaniali, dei nostri sentieri, della nostra biodiversità, quindi un'attenzione che su questo poi logicamente riporta anche nelle produzioni tipiche sia artigiane che enogastronomiche del territorio, oltre a quelle sportive, perché essendo un territorio verde, ampio, che si può caratterizzare per delle particolarità naturalistiche ancora all'attenzione sempre viva del nostro territorio, come il lago di Bilancino, piuttosto che i nostri passi, piuttosto che i nostri fiumi,
piuttosto che l'impiantistica sportiva che abbiamo, il nostro territorio deve caratterizzarsi anche per lo sport. E questi saranno i tre temi su cui svilupperemo un progetto in collaborazione con Toscana Promozione nei nuovi indirizzi che l'ambito turistico deve fare per riuscire a coinvolgere sempre di più i privati in un'ottica di collaborazione e di offerta che metta sempre più in condivisione le strategie e le sintesi che il pubblico riesce a condividere con i privati per dare un'opportunità maggiore di sviluppo, di opportunità e di conoscenza anche del turista che viene nel nostro territorio.